Negazione. Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 14 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Bonus e malus in contemporanea. Il bonus oggi ve lo regala il sestile in gioco tra la Luna dinamica e frizzante, Venere seduttiva e chiacchierona. Il malus invece arriva da Marte passato in quadratura e per giunta vessato dalla falce di Saturno, che dal punto più alto del cielo vi brontola dietro, rimproverandovi ogni 5 minuti, esattamente come fa il vostro capo. Ma anche in proprio le cose non vanno meglio, realizzate di essere in super ritardo con le consegne e di avere pochi ordini per le settimane a venire, cosa che vi avrebbe resi felici lavorando per conto di altri. Ma poiché siete voi il capo di voi stessi, cominciate a preoccuparvi seriamente. Voglia di invitare gli amici a cena o nella casetta di campagna per il weekend, ma un disguido capitato tra capo e collo ve lo sconsiglia, non fareste che aggiungere un altro guaio ai vostri guai. Molta soddisfazione in tutte le cose, in particolare in amore, la gioia e la serenità non mancheranno. I sacrifici fin qui sostenuti saranno ampiamente ripagati e troverete soddisfazione nei risultati ottenuti e che otterrete. Il tuo spirito sarà rapido. Avrai la tendenza a non dire la verità. Ti darai un gran da fare. Loquacità. Telefonate, lettere, spostamenti. Non lasciatevi prendere la mano dalla vostra mania di polemizzare, non è proprio il caso e tutto si risolverà con un po' di diplomazia. Buone prospettive per un nuovo incontro, decisamente positivo, verso la fine della serata. Contatti eccellenti con parenti stretti. Favoriti i viaggi e gli spostamenti. Qualcosa che nascerà dalla routine si trasformerà in un'avventura. La Luna e Venere fanno i capricci, i nati di mercoledì troveranno difficile e complicate le intese. Tutti gli altri avranno oggi momenti alterni. Possibili momenti di sconforto a causa di storie passate. Se non vi va di frequentare alcune persone non datevi pensiero, la vostra assenza servirà a far capire loro che sbagliano qualcosa e magari riuscirete a dimostrare che siete stati fin troppo tolleranti. Possibili guadagni, ma ad un patto, che vi impegnate più del solito. L'amore vivacchia e non offre certo particolari emozioni in questo giorno. Se negli ultimi tempi le cose con il partner non sono andate per il meglio, cercate di aprirvi al dialogo. Nella vita affettiva lasciatevi guidare dalle emozioni, buttandovi alle spalle dubbi e preoccupazioni. I nati di domenica e di venerdì oggi potrebbero fare un incontro importante e determinante, fate in modo che la vostra nuova amicizia abbia chiaro chi siete e dove andate. Venere, Mercurio, Luna, Urano e Giove sono positivi, controbilanciano efficacemente le simultanee negatività di Saturno, Marte e Nettuno. E il programma astrale di questa giornata di luglio è abbastanza incoraggiante, per ogni vostra meta materiale e morale vogliate raggiungere. I pianeti dividono quasi in modo equo i favori per voi disponendosi in modo equilibrato. Luna protagonista nel vostro segno, in sestile al vostro astro guida Mercurio in transito in Leone e in corsa per raggiungere Venere, più elegante e abbronzata che mai sotto il sole d'estate. Una splendida giornata dunque questo venerdì, ma forse avete fatto i conti senza l'oste, dimenticandovi la doppia quadratura inviata da Marte e da Saturno opposti anche tra loro alla vostra simpatica inquilina, la bianca signora che offesa e ferita si ammutolisce e non fa più nulla né di bello, né di buono. Nemmeno per voi. Amore ed Eros. Tensioni in famiglia, colpa del lavoro che vi blinda facendovi rientrare ogni sera un po' più tardi. Di regola il partner non è sospettoso e gli bastano le vostre spiegazioni per sorridervi abbracciandovi forte. Non oggi però, qualcuno gli ha messo una pulce nell'orecchio, oltretutto toppando perché di filarini in azienda non ne avete nemmeno mezzo. Figurarsi con quel drago del vostro capo che vi tiene sott'occhio come un sorvegliato speciale. Nemmeno il tempo di respirare, figurarsi corteggiare. Lavoro e denaro? Tutte storte, sul lavoro vi accumulate ritardo su ritardo, causa delle rampogne del capo che vi guarda in tralice quasi volesse alludere a qualcosa. Che tuttavia gli rimane tra i denti. Non va meglio in proprio,
il caldo vi toglie le forze rallentando la tabella di marcia che invece, viste le ferie ormai prossime, si dovrebbe velocizzare. Di idee ne avete a gogo, una più bella e interessante dell'altra. I problemi arrivano in fase esecutiva, se vi poteste limitare al progetto allora quanto sarebbe bello. Felici giornalisti e scrittori ispirati dalle stelle, avete tanto da dire e lo direte con leggerezza e maestria. Fortuna per chi è ancora in pista con gli orali di maturità. Nonostante il Cerbero che vi interroga andrà tutto benone. Benessere. Mal di schiena, di testa, di pancia eppure al risveglio eravate freschi e belli come un fiore ma un po' il caldo, un po' lo stress, un po' il superlavoro stasera a casa ci arrivate spappolati. Due le possibilità a tavola, o lo stomaco chiuso che vi impedisce di inghiottire un solo boccone, oppure la tensione nervosa che vi fa mangiare come alligatori, poi con la digestione ve la vedrete voi stanotte continuando a bere acqua. Almeno, si spera, non fredda, ricordate che la congestione non è mai una bella esperienza. Domattina all'alba mettete il guinzaglio a snoppi e fatevi una corsetta al parco, prima che il sole si alzi è tutto un altro mondo. Meglio ancora per i vacanzieri in spiaggia o nei boschi. Voi sì che l'avete indovinata giusta. Siete forse allievi di Nostradamus? Per lei, al telefono con un'amica svelate tutti gli altarini dei vostri problemi di coppia. Attente, il nemico vi ascolta. Per lui, mente e cuore divisi in due, da un lato doveri familiari e impegni presi, dall'altro il batticuore per la new entry che vi ha letteralmente catturati con una rete per farfalle. Colore delle emozioni, rosa confetto. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.